Buongiorno a tutti. Con questo breve video volevo approfondire insieme a voi come è cambiata la fruizione dei contenuti video e in particolare tutti i servizi SVOD durante il lockdown e in generale un po' in tutta questa fase di emergenza sanitaria che il nostro paese ha attraversato e sta tuttora vivendo. Quando parliamo di SVOD facciamo riferimento ai subscription video on demand, ossia quella tipologia di servizi video on demand alla quale il consumatore può abbonarsi in seguito al pagamento di una fee mensile, avendo quindi poi di conseguenza l'accesso all'intero catalogo. Come ben sappiamo, in questo periodo di emergenza sanitaria, il consumatore ha dovuto far fronte a un cambiamento significativo in tutta quella che era la sua quotidianità e in quelle che erano le sue abitudini. Le restrizioni hanno ovviamente imposto ai cittadini e agli italiani di rimanere in casa e di conseguenza questo ha comportato un aumento in quello che è il tempo a disposizione, che poi si è riversato in un aumento e un utilizzo di tutti quelli che sono i canali televisivi e i servizi online. In particolare, per capire quanto è stato rilevante questo aumento delle audience durante il periodo di emergenza, possiamo ad esempio fare riferimento ad alcuni dati Auditel che sono stati pubblicati e che mostrano un po' quella che è l'impatto sul consumo mediatico durante il lockdown e durante l'emergenza sanitaria. Infatti, se noi andiamo a vedere il periodo tra metà febbraio e i primi di aprile, le audience della televisione lineare sono cresciute significativamente, anche fino al 40%. E se pensiamo alle fasce più giovani, questi dati aumentano ulteriormente. Se pensiamo ad esempio alla fascia d'età tra i 15 e i 34 anni, questi valori sono anche più alti, con punte che possono raggiungere in alcuni casi anche l'intorno del 60%. Se ci spostiamo invece a quello che è il mondo dei contenuti video digital, quindi quelli che sono i contenuti digitali fruiti tramite smart TV, durante quelle che sono appunto le settimane di emergenza, anche questi hanno registrato un incremento significativo. Ad esempio, hanno toccato delle punte in alcune settimane nell'intorno del 70%, quindi una crescita veramente rilevante. Ed è proprio in quello scenario di piena emergenza sanitaria che il 24 marzo ha fatto il suo debutto nel mercato italiano un player molto rilevante cinematografico che è entrato proprio nel mondo, nel mercato dello SVOD, che è Disney Plus, la piattaforma di streaming di Topolino. Ovviamente, come ben si può immaginare, il suo ingresso ha riacceso anche un tema chiave per tutto quello che è il mondo delle piattaforme. A lungo, infatti, si è discusso sulla streaming war, quindi questo scenario di competizione intensa che riguarda quelle che sono appunto le piattaforme SVOD, quindi subscription video on demand. Infatti, se inizialmente nel nostro paese la diffusione di questi servizi è andata molto a rilento rispetto agli altri stati europei, a causa di quello che è il digital divide e a causa anche del forte approccio tradizionalista verso i contenuti televisivi e il palinsesto televisivo che caratterizza un po' tutti noi italiani, negli ultimi anni in realtà non è più così. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento significativo di questo mercato. Infatti il tasso di crescita annuo che stiamo registrando nell'ultimo periodo è nell'intorno del 45-50% e questo ovviamente sta portando ad una concorrenza sempre più agguerrita. Infatti, se fino a qualche anno fa il mercato era nelle mani di pochi attori, come ad esempio pensiamo a Now TV, Infinity, TIMvision e Netflix, ora in realtà il panorama si è fatto più vivace e complesso. C'è stato l'ingresso in primis di Amazon Prime Video, poi c'è stato Disney Plus, Apple TV Plus e infine appunto lo stesso Disney Plus. Ovviamente questo cosa ha comportato? Ha comportato che oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario che è fortemente competitivo e che nel prossimo futuro potrebbe addirittura esserlo ancora di più, se pensiamo che probabilmente entreranno nel mercato alcuni colossi come Universal e Warner. Tuttavia, però, questo ha portato anche dei benefici nel mercato. Infatti, come ben si sa, ovviamente quando c'è competizione c'è anche una maggiore spinta a quella che è la stessa innovazione. Perché? Perché le aziende devono lavorare al fine di introdurre dei fattori differenziali nella propria offerta, fattori differenziali che permettano loro di distinguersi dalla massa e far sì che quindi la scelta del consumatore ricada su di loro. Motivo per cui questa guerra dello streaming spinge queste piattaforme alla produzione di alcuni contenuti originali, contenuti anche di maggiore qualità.
Questa scelta ovviamente poi è anche trainata da un altro elemento che caratterizza un po' i servizi SVOD. Infatti, se noi pensiamo a quelli che sono i cataloghi di questi servizi, sono caratterizzati da una forte volatilità. Infatti, spesso i titoli passano da una piattaforma ad un'altra. Abbiamo quindi osservato che la direzione di questi player in generale, non solo durante questo periodo di emergenza, anzi, è quella di andare verso delle librerie che sono delle librerie proprietarie, con una logica di complementarietà dell'offerta rispetto a quella dei competitor. Questo però ha delle ripercussioni sul consumatore, che molto spesso cosa fa? Molto spesso si trova a navigare in un mare magnum di titoli proprietari e di conseguenza si trova costretto a dover sottoscrivere anche più abbonamenti in contemporanea per seguire un po' tutti quelli che sono gli show preferiti. Quindi una domanda nel mercato, una domanda di scenario sorge un po' spontanea, che è quella, ed è quella che ci chiediamo se il consumatore effettivamente può permettersi di seguire tutte queste piattaforme. E molto spesso forse la questione non è una questione solo economica, ma è anche una questione di tempo. Infatti, di sicuro il costo è un elemento importante. Il costo dei servizi SVOD è un fattore veramente chiave. Infatti, ogni piattaforma, abbiamo detto, che ha adottato una strategia che unisce contenuti originali ad alto budget con dei contenuti classici. Se un appassionato quindi di serie TV volesse vedere le più gettonate, probabilmente dovrebbe andare a sottoabbonarsi a 3-4 servizi streaming, con una spesa media che si aggirerebbe intorno ai 20-30 euro. Un costo che ovviamente è ancora sostenuto, è ancora contenuto rispetto ad alcuni abbonamenti della Pay TV, ma che comunque potrebbe risultare eccessivo. Inoltre è importante sottolineare anche il fattore tempo, che come dicevo prima comunque è un elemento importante, è un elemento differenziale nella scelta di questi servizi. Infatti questi servizi non si contendono quindi solo la spesa dell'utente, ma anche il limitato tempo libero. Nei giorni che hanno caratterizzato un po' questi mesi, quindi i giorni di blocco forzato dalla vita quotidiana a causa appunto dell'emergenza sanitaria, ovviamente la popolazione si è trovata con più tempo a disposizione. Più tempo a disposizione che ha potuto utilizzare per andare a fruire di queste piattaforme. E anche con l'attuale situazione di emergenza che stiamo vivendo, il consumatore e le abitudini del consumatore stesso proseguono in questa direzione. Una grossa parte di consumatori, infatti, per andare a passare, diciamo, questo tempo, questo aumento del tempo libero, ha anche deciso di sottoscrivere nuovi abbonamenti a servizi SVOD, abbonamenti che altrimenti non avrebbe sottoscritto, non avrebbe attivato. Ma questo pone anche una domanda, una riflessione, perché ci chiediamo quando tutto sarà tornato alla normalità, che cosa potrà accadere? Come cambieranno quelle che sono le abitudini del consumatore? E soprattutto una domanda che da qualche anno ci poniamo è: ma nel mercato c'è davvero spazio per tutti questi servizi? O dopo quella che è una fase di allargamento dell'offerta si andrà verso un'agglomerazione? Di sicuro una cosa è certa, questa è un'evidenza che abbiamo un po' riscontrato in questi mesi, i dati di utilizzo del digitale sono in forte crescita e molti segnali indicano come questo fenomeno abbia una portata strutturale. Una portata strutturale che vuol dire che difficilmente nel prossimo futuro si arriverà a registrare quelli che sono i livelli di emergenza. Inoltre, quello che abbiamo visto è che il consumatore oggi si trova più predisposto verso quello che è l'utilizzo di questi servizi e questo di sicuro porterà ad una crescita fisiologica del mercato. Quindi c'è una maggiore conoscenza di quelle che sono le opportunità offerte da questi servizi SVOD. Tuttavia, però, c'è anche un tema legato a quella che è la disponibilità economica del consumatore, che comunque, come sappiamo, a causa di questa situazione di emergenza che abbiamo vissuto, di sicuro nel prossimo futuro andrà a diminuire. Quindi anche in questo caso il costo di questi servizi diventa veramente un elemento chiave. Grazie mille a tutti.